incontravano ai congressi dell'internazionale. Quando i comunisti c'erano ancora, si incontravano ai congressi dell'internazionale socialista. Non c'è più. È perché c'è l'unità in streaming, si può dire sta roba. Allora, i comunisti fraternizzavano. Quando si trovavano a distanza di anni, gli italiani abbracciavano i compagni russi e chiedevano come va, come va, come va? E i russi rispondevano sempre: non possiamo lamentarci. Noi invece sì, perché siamo in democrazia e quindi ci lamentiamo spesso. Quando pensiamo all'Italia prevale un affettuoso pensiero critico: ma quale bel paese! La bellezza c'è, ma è coperta, antica, immiserita, col presente che stona. Ogni tanto qualcuno propone la plastica, il ritocchino, ma si capisce che non basta e ci lamentiamo. Non basta la grandezza del passato, i cittadini illustri, il Made in Italy. Ci dimentichiamo di almeno due cose di grande bellezza che abbiamo avuto il coraggio di fare e che dovremmo continuare a fare con determinazione, senza arrenderci. Due cose per cui ci hanno ammirato, ma imitato pochissimo. Quasi nessuno ha provato a fare quelle due cose così semplici da dire come chiudere i manicomi e aprire le scuole. Due riforme che meriterebbero un Nobel a chi le ha fatte. Non sono un ipocrita e lo so che l'attuazione di queste due leggi è stata a macchia di leopardo. In certe città una bandiera, in altre un lenzuoletto, stretto e non stirato. E questa è una di quelle cose che ti guastano l'ammirazione. E non dipende dall'attività del Parlamento. Mica servono nuove leggi. Per far funzionare quelle che ci sono serve gente che le faccia rispettare ancora e ancora e ancora. Come? Non può essere solo questione di costi, di risorse economiche. Non può essere quello il parametro principale. Tutti sanno cosa sono i costi, pochi capiscono ancora cosa valgono i benefici. A volte i benefici non si vedono più, per colpa di chi sta lavorando male o inganna. E non può essere questione di numero di addetti. Bisogna mettersi in gioco. Se questo discorso te lo fa un dirigente scolastico, lo impicchi o lo licenzi, perché ti offende. È una scusa per farti digerire tagli e riduzioni. Se un discorso così lo fa un politico, non lo voti più. Allora lo faccio io, perché mi sembra di potermi rivolgere direttamente a chi può lasciar fallire o dare un senso a due riforme straordinarie dello Stato italiano. Lo faccio perché ho raccontato questa storia e non basta essere d'accordo sul passato da condannare, vorrei pensare al futuro. Io so o riesco a immaginare quanto è usurante il lavoro di sostegno all'interno di una scuola, non so, per i disabili, il lavoro di assistenza pubblica al disagio fisico e mentale, il lavoro di lotta all'emarginazione sociale. Io lo so, o immagino di sapere, quanto usurante sia se fatto in solitudine. Riesco a immaginare anche quanto sia disarmante sbattere contro il muro di gomma della democrazia e tribolare quotidianamente perché le cose non peggiorino, anzi, visto che di prospettive di miglioramento non ne vedo. Ma sono convinto che può migliorare, e di molto, se in tanti ci convinciamo che aver aperto le scuole ai disabili, considerato i malati di mente come gente da curare e non da chiudere, sia qualcosa di cui essere orgogliosi. Se un po' di questa considerazione, di questo orgoglio, potesse arrivare a chi quel lavoro lo fa e lo fa bene, se a questo aggiungi un po' di gratitudine delle famiglie coinvolte, allora puoi arrivare ad attuare quelle riforme, migliorando non solo la condizione di vita dei disabili, ma anche la bellezza di vivere in un paese civile. Ma non basta attuare le riforme,
L'attuazione non è qualcosa di transitorio. Una volta cominciate, ci sono delle cose che non finiscono più, tipo l'educazione, la cura. Ti tocca ricominciare ogni volta da capo e spesso fallisci. I fallimenti non sono inutili. I fallimenti sono la parte più importante del lavoro di un educatore, di un operatore sanitario, di uno psichiatra, di un direttore didattico, di un intero gruppo di persone. I fallimenti mettono alla prova tutte le certezze dell'istituzione e te la umanizzano, la sburocratizzano. Scuola, sanità, sono concetti comodi da usare, ma alla fine dentro quello che conta è un faccia a faccia tra quelli che accedono e quelli che sono lì per lavorare. E lavorando gli tocca risolvere, decidere, sbagliare, inventare. Fare il medico, l'infermiere, l'insegnante di sostegno, il professore, l'operatore di strada, di comunità, non è un mestiere, è un'arte in cui sbagliando si impara. Si impara quel qualcosa di speciale che nessuna riforma può prevedere e che permette di ricominciare e di non rassegnarsi a perdere e a dare per persa anche la riforma. Non serve che ne parlino i giornali. Queste dovrebbero essere le regole non scritte che una generazione passa a quella dopo. Che ci siano dei lavori che non finiscono mai è uno dei segreti che sanno benissimo quelli che ci sono impegnati, ma che non è contemplato dalla produttività, perché non si può misurare la produttività di un lavoro che ricomincia da capo ogni giorno, perché ogni volta è una battaglia. Su queste regole da trasmettere da una generazione a quella dopo, su questa regola della battaglia che significa prendersi cura di una persona, di una cura, di un malato, di una classe, questo trasmetti alla generazione che viene dopo di te e su questo costruisci la forza, la solidarietà, la base del principio di integrazione e cittadinanza, non solo di carità o di tolleranza verso lo straniero. Un paese che ha chiuso i manicomi non può tenere aperti centri d'accoglienza per gente che ha quella diversità, la pelle. L'immigrazione è una risorsa che per diventare ricchezza esige uno di quei lavori che non finiscono, perché li fai in pari su di lui e su di te. I muri sono illusioni di una logica eugenetica che di nuovo cerca di stabilire il parametro chi è dentro e chi è fuori. Secondo me, fra 20 anni quei muri finiranno sui libri di storia e vicino avranno scritto disposizioni razziste e suicide. Ma a noi italiani non piace che ci dicano razzisti. Non piace nemmeno a quelli che sotto sotto lo sono. Ci consola sapere che siamo in democrazia e quindi ancora ci si può lamentare e anche votare. A proposito, prima o poi dovremmo chiederci come mai, voto o non voto, buona parte delle cose che non possiamo più fare non dipendono più dal prossimo voto. Anche il mercato impone una sua dittatura e del mercato non ci si può lamentare. Impone la dittatura dei costi sui benefici. L'unico modo di combattere quella dittatura è aver ben chiaro cosa sono i benefici. Ma questo nei libri di economia non lo trovi. E invece proprio per i benefici che si fanno le riforme. A volte abbiamo la sensazione che i benefici valgano meno del costo e questo è insopportabile. A volte li sottovalutiamo i benefici. Ma quando non ci sono più, ce ne accorgiamo.
Per questo io scrivo pensando soprattutto a scuola, sanità, volontariato, non vale solo per loro. La logica eugenetica è quella della riduzione del costo a tutti i costi. Per combatterla non basta difendere posti di lavoro. Per combatterla non si può giocare in difesa. Se punti al pareggio, giochi in difesa. Se vuoi vincere, ti tocca immaginare che non è scontato che perderemo i benefici, che bisognerà ridistribuire il carico, la spesa, ma non significa che lasceremo perdere e cadere quello che di buono abbiamo imparato. Ogni infermiere, ogni insegnante, ogni educatore sa che qui non si tratta di qualcosa, ma di qualcuno. Qualcuno, una specie di antenato smarrito, o un altro, un bambino fuori di testa come un balcone, che ti prende per il collo, che si diverte a farti diventare matto se tu provi a prenderti cura di lui. Ti viene voglia di coparlo, di ammazzarlo, ma non ti mollo, non ti ammazzo. A quelli che parlano di sfide, io rispondo che la sfida migliore che conosco è non perdere più nessuno per strada. A me questa l'ha insegnata Mario Rigoni Stern nel suo Sergente nella neve, quando mi ha parlato di quella notte in cui da un caposaldo russo lui, sergente, si è portato via tutti i suoi 48, tutti vivi. Sono morti dopo, lungo la strada, perché di strada da fare indietro ce n'era tanta, ce n'era troppa, e un sergente non basta. Bisogna pretendere più attenzione dallo Stato Maggiore, dalle istituzioni, organizzare la democrazia perché non sia servitù di passaggio al mercato in ogni sua parte. Anche questa è una di quelle cose in cui non si finisce mai. Anche questa è una sfida. E per tornare alla barzelletta iniziale, quando i capitalisti veri si incontrano ai convegni internazionali, quando si ritrovano i nuovi capitalisti russi e quelli cinesi, chiedono ai colleghi occidentali: come va? Come va? Gli occidentali che contano sorridono sempre. Non possiamo più lamentarci se no i mercati si deprimono facilmente. Lamentarsi diventa un lusso da poveri. Viene un rumore di cervelli dalle oligarchie finanziarie che hanno concentrato la ricchezza del pianeta in mani fidate. Le democrazie, le società e le strutture che non sanno stare al passo col mercato sono costi inutili e vanno soppresse, e con esse i loro benefici. Ausmerzen. Lamentarsi contro queste logiche non basta più. Serve organizzarsi per combatterle quotidianamente.